Pistoia, capitale della cultura italiana, si è presentata la seconda giornata della Borsa Internazionale del Turismo di Milano, dove la Regione Toscana e Toscana Promozione hanno mostrato le bellezze del nostro territorio. E per questo non poteva mancare Pistoia, città di origine romane, tra arte, cultura e buon vivere, cinta a nord dalle montagne, incastonata nel verde dei vivai. Pistoia è una riserva visitabile in una cintura che nessun'altra città italiana ha, è tutta immersa nel verde, nel verde di vivai costruiti dall'uomo e dall'uomo visibilmente amati anche in una proiezione di innovazione che le permette di essere una città che esporta il 25% delle produzioni arboricole italiane nel mondo. Nel corso della mattinata la BIT, la Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze, ha presentato un'innovativa piattaforma per arte e turismo. Toscana Promozione ha anche lanciato una nuova scommessa, quella del turismo avventura, un tipo di turismo su cui puntare in una regione tra montagne e mare. Chi arriveranno nelle destinazioni toscane potranno fare esperienze del tipo rafting, scuba diving, canyoning, tutte queste cose che coinvolgono un'attività fisica e un coinvolgimento, come ho già spiegato prima, anche heli mountain bike, per esempio, climbing, mountain bike impegnativa. Tutto questo anche con la possibilità di fruire dei tesori artistici, musicali e culturali di una terra come la Toscana. La Toscana resta molto attrattiva per i turisti nazionali e internazionali, con 90 milioni di presenze solo nel 2016. La stima però per il 2017 è quella di un più 3% di visitatori.